Va ora in onda Giacomo Puccini nel 150° anniversario della nascita. Testimonianze, lettere, esecuzioni. A cura di Luca Berni e Luriano Gonfiantini. Prima trasmissione. Giacomo Puccini, gli studi e gli esordi. Erede di 5 generazioni di musicisti, Giacomo Antonio Domenico Michele II Maria Puccini, questi tutti i nomi del nostro compositore che riassumono la genealogia dei Puccini, nacque a Lucca in via San Michele in Poggio 30 da Michele Puccini e da Albina Magi il giorno 22 dicembre 1858. I Puccini musicisti risalivano alla prima metà del XVIII secolo con il capostipite musicale Giacomo Puccini Senior, corrispondente e allievo del padre Giovanni Battista Martini. La famiglia era conosciuta a Lucca per gli organisti, i musicisti e gli insegnanti. Musicista è il padre di Giacomo Puccini, Michele, organista, operista e soprattutto insegnante. Nel 1850 sposa Albina Magi, sorella dell'allievo Fortunato Magi, da cui avrà 9 figli, la maggior parte femmine, con i tipici nomi lucchesi di Ottilia, Tomaide, Temi, Nitteti, Iginia, Ramelde, Macrina. Oltre a Giacomo e Michele, nato pochi mesi dopo la morte precoce del padre, avvenuta nel 1864. 5 generazioni di musicisti che vengono subito dopo le 7 generazioni dei Bach e prima dei francesi Couperin, che furono 4 generazioni. Una genealogia musicale che si è conclusa con l'astro Giacomo. La morte di Michele Puccini nel 1864 lasciò Albina Magi a curare una pesante famiglia che amministrò con accortezza, facendo fare buoni matrimoni alle figlie, salvo Iginia, entrata nell'ordine delle suore agostiniane nel 1875 con il nome di Suor Giulia Enrichetta. Tutte le sorelle di Puccini in ogni caso avevano studiato e un paio erano buone musiciste. Ai due maschi di casa competeva, secondo la corta amministrazione di Albina, di ereditare la musica e diventare i musicisti. Giacomo sarà fanciullo cantore della cattedrale, allievo esterno del seminario vescovile di Lucca, organista apprezzato a Lucca nel circondario, allievo quindi dell'istituto musicale Giovanni Pacini, da cui uscirà con un primo premio al corso di organo. Come organista presta servizio in San Pietro in Somaldi e dalle suore benedettine, dal cui organo la leggenda dice che Puccini avesse trafugato alcune delle canne per venderle e procurarsi con gli amici sigari e sigarette. Leggenda colorita, ma che di vero ha solo la testimonianza di un Puccini fumatore già a 17 anni, e il fumo, ben sappiamo, sarà una costante della sua vita e di quella della moglie Elvira. Per il vizio del fumo arriveranno a farsi confezionare nel 1908, durante un viaggio in Egitto, delle sigarette speciali che ordinavano per posta a caro prezzo e che si chiamavano appunto Puccini. Sempre del periodo lucchese si conosce l'unico allievo che Puccini abbia mai avuto, Carlo Della Ninna, sarto e musicista di Porcari, cui Giacomo darà lezioni di organo, forse di armonia, e scrive delle improvvisazioni organistiche da eseguire sull'organo della chiesa locale. Unico allievo in età giovanile che ci può testimoniare il livello di buon organista raggiunto. Puccini poi non sarà mai un insegnante, non si annoverano allievi e non sarà mai attratto dalla direzione d'orchestra come il quasi coetaneo Mascagni. Scelse di essere eseguito e mai di impugnare la bacchetta. Ci sembra giusto ricordare il primo maestro di Giacomo Puccini, lo zio Fortunato Magi, che fu allievo del padre di Giacomo e suo successore all'Istituto Musicale di Lucca dal 1860, poiché Michele era divenuto direttore dell'istituto stesso. Alla morte di Michele, per statuto, dovrà devolvere metà dello stipendio alla sorella Albina per il mantenimento della numerosa famiglia. Con lui Giacomo affronterà i primi studi musicali. Magi, di non buon carattere, fu scettico nei confronti delle possibilità del nipote, la cui pigrizia doveva particolarmente infastidirlo. Alla fine Albina deciderà di affidare Giacomo alle cure di Carlo Angeloni, altro allievo del defunto marito, che ebbe migliore influenza sul figlio. Come primo ascolto abbiamo scelto un estratto del preludio per vari strumenti di Fortunato Magi. Magi, dopo essere stato direttore dell'Istituto Musicale di Lucca, fondò il Liceo Musicale di La Spezia, diresse il Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia, dove fu maestro, tra l'altro, di Alberto Franchetti, un altro compositore della giovane scuola, e diresse opere in alcune stagioni del Teatro La Fenice. Ascoltiamo di Fortunato Magi un estratto dal preludio per vari strumenti. L'Orchestra Lirico-Sinfonica del Teatro del Giglio di Lucca è diretta da Herbert Hunt.
Abbiamo ascoltato di Fortunato Maggi un estratto dal preludio per vari strumenti. Herbert Tant dirigeva l'orchestra lirico-sinfonica del Teatro del Giglio di Lucca. Non crediamo che sia casuale il fatto che le prime due prove di Giacomo siano due preludi. Forse il compositore aveva ascoltato e letto la partitura dello zio, ma è ancora più probabile che il preludio di Aida sia stato il punto di partenza. La storia è nota. Nel marzo 1876 Puccini si recò a Pisa a piedi per ascoltare Aida al Teatro Verdi. Vi si recò con Carlo Carignani, un compagno di studi che gli sarà amico per tutta la vita. Per la facilità di decifrare la difficile scrittura di Puccini, Carignani preparò la riduzione per canto e pianoforte di quasi tutte le opere di Puccini, salvo Le Villi e Turandot. Tornando al preludio di Maggi, possiamo affermare che il giovane Giacomo crebbe in un ambiente musicalmente all'avanguardia. Maggi nel preludio dimostra di conoscere bene non solo la musica di Verdi, ma di conoscere anche la musica tedesca, in particolare Brahms e Wagner. Il diciottenne Puccini nel 1876, l'anno di Aida, scrive il preludio a orchestra in Mi, che reca sul manoscritto Lucca a D 5 agosto 1876, scritto probabilmente per un saggio di fine anno degli allievi dell'istituto di cui non si conosce la data della prima esecuzione. Dell'autografo, mancante di una pagina, è stata preparata un'edizione da Pietro Spada, e la prima esecuzione in tempi moderni ha avuto luogo a Lucca il 6 ottobre 1999, diretta da Riccardo Muti con la Filarmonica della Scala. L'autografo è conservato al Museo di Casa Puccini. L'organico del preludio presenta ottavino, due flauti, due oboi, due clarinetti in do, due fagotti, due corni in mi, due trombe, tre tromboni, oficleide, timpani ed archi, è caratterizzato da due temi in contrasto, mi maggiore e mi minore. L'ascoltiamo nell'esecuzione di Riccardo Chailly alla testa dell'Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi. Giacomo Puccini abbiamo ascoltato il preludio a orchestra, Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi, diretta da Riccardo Chailly. Nel 1877 Puccini scrive il mottetto per San Paolino Plaudite Populi.
per baritono solo, coro e orchestra, eseguito il 29 aprile 1877 all'Istituto Musicale Pacini e il 12 luglio dello stesso anno nella chiesa di San Paolino, protovescovo e martire, patrono di Lucca, in occasione della festa patronale. D'organico orchestrale è lo stesso del preludio orchestra, cui si aggiunge un baritono solista e il coro a quattro voci. Il testo è di autore ignoto. Ascoltiamo quindi il mottetto per San Paolino, Plaudite Populi, nell'esecuzione di Alberto Mastromarino, baritono, orchestra sinfonica e coro di Milano Giuseppe Verdi, sono diretti da Riccardo Shei. Maestro, cor di pace, tu patro
Cristino,
ascoltato, il mottetto per San Paolino, Plaudite Populi di Giacomo Puccini, Alberto Mastromarino, baritono, Orchestra Sinfonica e Coro di Milano, Giuseppe Verdi, diretti da Riccardo Shein. All'indomani della prima esecuzione del mottetto per San Paolino, il critico della provincia di Lucca scrisse: «Nell'udire quella musica a noi venne fatto di ripetere l'antico proverbio «I figli dei gatti prendono i topi». Infatti, Giacomo Puccini è la quinta generazione musicale della famiglia, ha dinanzi a sé ottimi esempi da imitare e potrebbe farsi un giovane maestro di assai abilità, non essendo mancante di molta attitudine per l'arte. Il successo del mottetto, oltre che dalla critica, è dimostrato dalla ripresa dell'anno successivo. Un'ulteriore composizione sacra avrebbe fatto parlare del giovane Puccini in città, e si tratta del Credo del 1878, facente parte di una messa composta da allievi dell'Istituto Musicale. Solo Puccini fu lodato senza riserve, gli altri non passarono il giudizio della critica. Il Credo sarà poi inserito nella messa a quattro voci, che è conosciuta meglio col titolo posticcio di Messa di Gloria, di cui ci occuperemo in una delle prossime puntate. Dal 1880 al 1883 Giacomo Puccini sarà a Milano per frequentare il conservatorio. Era stata ancora una volta la determinazione di Albina a voler mandare Giacomo a studiare nel migliore conservatorio di musica d'Italia. Dopo le lusinghiere prove come compositore, la madre si rivolse tramite la duchessa Carafa e la marchesa Pallavicini, dame di corte, alla regina Margherita, che accordò una borsa di studio di 100 lire mensili per il primo anno. La borsa non fu rinnovata e Albina chiese quindi aiuto al medico Nicolao Cerù, prozio per parte di padre di Giacomo, che accordò una piccola rendita per mantenere il giovane a Milano. Puccini terrà informato il parente dei progressi negli studi, ma sarà molto deluso quando Cerù gli domanderà indietro i soldi versati per il suo mantenimento e con gli interessi. In ogni caso, l'avventura milanese, fortemente voluta da Puccini e sostenuta con tenacia da Albina, ebbe luogo nonostante gli stenti e le difficoltà dovute ai pochi soldi. In conservatorio Puccini avrà come maestri Antonio Bazzini per la composizione, Amintore Galli per la storia della musica e dal 1882, dopo la nomina di Bazzini a direttore del conservatorio, Puccini avrà come insegnante di composizione Amilcare Ponchielli, che lo incoraggerà e sosterrà nei primi passi come compositore. Milano per Puccini vuole dire anche la possibilità di assistere a spettacoli d'opera alla Scala, ad Alverme, al Carcano, di frequentare colleghi di conservatorio, tra cui Pietro Mascagni, con il quale tra l'altro nel 1883 acquista in comproprietà lo spartito di Parsifal. Una lettera del 18 dicembre 1880 di Puccini alla madre illustra in termini coloriti e veritieri la vita del giovane lucchese a Milano. Giovedì, ore 11 antimeridiane. Carissima mamma, ieri ho avuto la seconda lezione di Bazzini e va benissimo. Per ora ho quella sola, ma venerdì incomincio l'estetica. Mi sono fatto un orario così disposto. La mattina mi alzo alle 8:30, quando ho lezione vado, in caso diverso studio un po' di pianoforte. Mi basta poco, ma bisogna che lo studi. Ora compro un ottimo metodo di Angeleri, che è uno di quei metodi dove ognuno può imparare da sé. Benissimo. Seguito. Alle 10:30 faccio colazione, poi esco. All'1 vado a casa e studio per Bazzini un paio d'ore. Poi dalle 3 alle 5 via da capo col pianoforte e un po' di lettura di musica classica. Anzi, mi vorrei abbonare, ma ci sono pochi BJ. Per ora passo il Mefistofele di Boito, che me l'ha imprestato un mio amico, certo Favara di Palermo. Alle 5 vado al pasto frugale, ma di molto di quel frugale, e mangio un minestrone alla milanese che, per dire la verità, è assai buono. Ne mangio 3 scodelle, poi qualche altro impiastro, un pezzo di cacio coi bei e un mezzo litro di vino. Dopo accendo un sigaro e me ne vado in galleria a fare una passeggiata in su e in giù, secondo il solito. Sto lì fino alle 9 e torno a casa spiedato morto. Arrivo a casa, faccio un po' di contrappunto, non suono perché la notte non si può suonare. Dopo infilo il letto e leggo 7-8 pagine di un romanzo. Ecco la mia vita. Due prove orchestrali degli anni del conservatorio sono importanti. Il preludio sinfonico in La maggiore per orchestra, scritto nell'estate 1882 a 24 anni, e il capriccio sinfonico in Fa maggiore per orchestra, scritto nella primavera-estate del 1883, compito d'esame per il conservatorio. Il preludio sinfonico fu composto nel 1882 al Conservatorio di Milano e eseguito il 15 luglio dello stesso anno da Franco Faccio con l'orchestra del conservatorio.
La presenza sul podio di Franco Faccio, direttore d'orchestra di primissima importanza nel panorama italiano, primo esecutore di Aida e primo esecutore italiano di opere di Wagner come Lohengrin e i Maestri Cantori, denota lo speciale interesse che i saggi di conservatorio rivestivano per comprendere il panorama degli astri nascenti in campo musicale. Chiamare Franco Faccio era come se oggi un direttore del calibro di Riccardo Muti dirigesse le prove finali degli allievi di composizione. Cosa oggi inconcepibile, ieri normale e doverosa. Il preludio fu criticato sulla perseveranza da Filippo Filippi, il decano dei critici milanesi, che ne indicò i limiti nell'eccessiva lunghezza e nell'adagio come tempo unico. Tuttavia Filippi comprese l'ammirazione di Puccini per Wagner, ammirazione che lo guiderà idealmente tutta la vita. Il preludio, come nota Julian Budden nella monografia, non fu certo un'occasione sprecata, considerato che alcuni frammenti furono ripresi nelle Villi e nella prima versione di Edgar. Ascoltiamo di Giacomo Puccini il preludio sinfonico per orchestra in La maggiore. La London Symphony Orchestra è diretta da Antonio Pappano.
Abbiamo ascoltato di Giacomo Puccini il preludio sinfonico per orchestra in La maggiore. La London Symphony Orchestra era diretta da Antonio Pappano. Ultimo brano di questa puntata è il Capriccio Sinfonico, composto con l'aiuto pratico di Amilcare Ponchielli, che non esiterà a rimandare una visita alla moglie a Maggianico per supervisionare il lavoro di colui che possiamo definire un allievo promettente. Ancora Franco Faccio e l'orchestra del Conservatorio presenteranno il 14 luglio 1883 il brano. Filippo Filippi nella recensione farà cadere le riserve espresse l'anno precedente. In Puccini c'è un deciso e rarissimo temperamento musicale, specialmente sinfonico. Unità di stile, personalità, carattere. Nel suo Capriccio Sinfonico c'è tanta roba che ben pochi ne hanno tra i compositori più consumati nelle prove d'orchestra e nei concerti. Non ci sono né incertezze né cincischii e il giovane autore, preso l'aire, non si smarrisce, non va fuori dal seminato. Le idee sono chiare, robuste, efficacissime, sostenute da molta verità, da molta arditezza d'armonia. Il Capriccio Sinfonico varrà a Puccini la votazione di 163 su 200 e il diploma onde si onorano gli alunni distinti e metterà sull'avviso gli editori musicali milanesi, in particolare Giovannina Lucca, che pubblicò una riduzione a quattro mani del brano e chiese a Puccini di scrivere una sinfonia. Non se ne fece di nulla e vedremo perché. Il Capriccio Sinfonico fu replicato due volte da Franco Faccio in occasione dell'Esposizione Internazionale di Torino del 1882, inserendolo in un programma che prevedeva la prima sinfonia di Beethoven e la Marcia dei Pellegrini dal Tannhäuser. Nel Capriccio Sinfonico due dei tre temi saranno in seguito utilizzati da Puccini, l'andante iniziale in Edgar e l'allegro, che altro non è che l'attacco di Bohème e che nel Capriccio funge da leitmotiv dell'intero pezzo. Ascoltiamo quindi il Capriccio Sinfonico nell'esecuzione di Riccardo Muti alla testa della Filarmonica della Scala.
Abbiamo ascoltato di Giacomo Puccini il Capriccio Sinfonico, eseguito dalla Filarmonica della Scala, direttore Riccardo Muti. Tutti gli ascolti di questa puntata sono una sorta di vivaio di idee per le opere successive del Lucchese, che rimarrà legato a queste prime prove citandole in seguito. Siamo giunti alla fine della prima puntata di Giacomo Puccini nel 150° anniversario della nascita. Luca Berni e Loriano Confiantini vi danno appuntamento alla prossima puntata, non senza aver ringraziato l'intervento tecnico di Gianluigi Campanale. Abbiamo trasmesso Giacomo Puccini nel 150° anniversario della nascita, testimonianze, lettere, esecuzioni, a cura di Luca Berni e Loriano Gonfiantini. Prima trasmissione, Giacomo Puccini, gli studi e gli esordi.